Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Io ho scritto un racconto che è nato da vari spunti e sicuramente è un racconto che parte dall'oralità, da cose che mi sono state dette, raccontate da mia madre innanzitutto e da persone che erano della mia famiglia, e ho voluto trasportarle e farle diventare un racconto di finzione. E quindi niente, il racconto è nato così, da racconto orale diventa racconto scritto. Perché questo titolo, Ruzzolavano giù come sassi? Perché volevo dare l'idea della caduta, non volevo dire troppo, ma comunque riguarda un cadere verso il basso, in più sensi. Un cadere verso il basso che succede durante una traversata, un espatrio, e quindi mi volevo dare questa idea di profondità e comunque di anche più grande di essere umano che ogni tanto cade giù. E ti senti legato emotivamente a questo libro, a questo racconto? Sì, molto, molto, perché come ho detto prima riguarda molto una storia che... Io sono mezzo valtellinese, mezzo schiavino, e le storie degli espatri durante la Seconda Guerra Mondiale riguardano proprio la nostra regione, e io credo che ci siano storie che non hanno confine ma che proprio sorpassano il confine. Questa è una di quelle. Hai qualche altro lavoro in programma adesso? Sì, io sto seguendo il secondo anno di un master in scrittura creativa presso la Scuola Holden di Torino, e lì sto lavorando su racconti più lunghi e su un romanzo breve che non so se andrà in porto o no, e comunque sono seguito da scrittori professionisti che mi danno una mano a sviluppare le mie idee. Adesso vedremo un po' cosa succede. Va bene, allora in bocca al lupo. Grazie mille.